da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo una ricetta per carnevale. Vi lascio agli ingredienti e alla preparazione. Per fare questo migliaccio dolce ci serviranno 550 ml di latte più 15 g di acqua. Poi 200 g di zucchero semolato, 3 uova che io già ho sbattuto, 150 g di crema pasticcera, 150 g di semolino, 250 g di ricotta vaccina, 12 cucchiai di liquore di Benevento, 4 cucchiai di gocce di cioccolata, della vaniglia, buccia di un limone e buccia di un'arancia e poi delle scorzette di arancia candite. Per la nostra teglia ci serviranno 30 g di burro che distribuiremo al di sotto della nostra teglia e sopra il nostro migliaccio. Zucchero a velo per guarnire. Mettiamo il latte e l'acqua sul fuoco con dentro le nostre bucce, quella di arancia e quello di limone. Ricordate di prendere il meno possibile il bianco dai nostri agrumi e questo vi è più facile con un pelapatate. Ora accendiamo e portiamo a bollore. Ora che il mio latte bolle, io ho levato le scorzette delle arance e del limone e adesso butterò di un sol colpo il nostro semolino in questo modo e incomincio a girare. Si deve raddensare e deve diventare una palla. Si deve staccare dalle pareti e poi dovremmo mettere a raffreddare questo composto su un piano o di marmo o di acciaio oppure in un vassoio. Dopo circa 5 minuti, una volta che è cotto, io vedete l'ho steso su un vassoio e lo faccio raffreddare. Nel frattempo ci impastiamo le altre cose, le uova, lo zucchero, la ricotta, eccetera. Ora incominciamo a farci il composto che uniremo poi al semolino. Qui ci sono le uova, lo zucchero e incominciamo ad incorporare. Sbattiamo bene e ci mettiamo anche la nostra ricotta. Facciamo una bella crema. Uniamoci anche il nostro liquore giallo di Benevento. E poi, una volta raffreddato il nostro semolino, ce lo aggiungeremo un po' alla volta, se no diventerà tutto grumi. Come vi ho detto, usare con frullatore elettrico aggiungiamo un po' alla volta il nostro semolino che si è raffreddato. Una volta incorporato anche il nostro semolino cotto e raffreddato, uniamo anche la crema pasticcera e adesso uniamoci di frullatore e amalgamiamo il tutto. Una volta amalgamato tutti i nostri ingredienti tranne la cioccolata e le scorzette, io uso il frullatore a immersione per levare se è rimasto qualche grumetto. Ora che il nostro composto è bello liscio, ci uniamo le nostre gocce di cioccolata e arancia candita a piacere. Io mi sono imburrata la mia teglia, potete mettere anche lo strutto, io metto il burro ed è una teglia da 24. Anticamente si faceva nelle teglie di ferro, questa è una teglia antiaderente.
giriamo bene e poi versiamo nel nostro stampo. Questo verrà bello alto, ma poi nella cottura si abbasserà un poco. Pareggiamo bene il nostro migliaccio. Io nel frattempo ho aperto il forno a 180 gradi ventilato e lo facciamo stare all'incirca 40-50 minuti. Deve fare una bella crosta bruna sopra. Ora ci mettiamo i nostri fiocchetti di burro o di strutto. Inforniamo. Ecco il migliaccio pronto per essere servito. Io l'ho fatto raffreddare e poi l'ho rigirato su un piatto e poi rigirato sul vassoio di portata. Se volete potete spolverizzarlo con dello zucchero a velo, altrimenti lasciatelo nella teglia e poi lo tagliate al momento, spolverandolo sempre di zucchero a velo. Buon migliaccio a tutti!